Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale, Il pensiero non lineare. Sono Gennaro Rinaldi, psicoterapeuta. Continua anche oggi il nostro affascinante viaggio nel mondo della psiche umana. Questa tappa del nostro viaggio è per viaggiatori impavidi, che riescono a viaggiare anche dentro le cavità più oscure della personalità umana. Quindi bisogna essere coraggiosi, ma al contempo curiosi. E quanto più scevri da pregiudizi per questo viaggio intenso e buio. Vi farò conoscere le origini e la storia di un fenomeno psicologico e comportamentale umano, antico e profondo, l'antropofagia, o come tutti la conosciamo, il cannibalismo. Ma, come per ogni tappa del nostro viaggio, il mio invito è quello di prepararvi, restando come sempre comodi. Quindi provate a rilassarvi, assumendo una posizione confortevole. Fate un bel respiro profondo. Fatene un altro. Chiudete gli occhi. E adesso che siete rilassati e tranquilli, siete pronti per partire. Quella che vi racconterò è la storia di Armin Mives, noto come Frankie, che balzò alle cronache nel 2001. Mives fu ribattezzato come mostro di Rottenburg, dal nome della cittadina tedesca in cui viveva. La sua vittima consenziente fu Bernard Jürgen Brandes. C'era una volta un bambino che immaginava di uccidere e mangiare i propri compagni di scuola. Amin aveva due fratelli, ma si sentiva solo. La sua sensazione di solitudine l'aveva portato ad immaginarsi un fratello immaginario, proprio quando uno dei suoi fratelli se ne andò di casa. Amin chiamò questo fratello immaginario Frankie. Diventò grande, ma le sue strane fantasie continuavano a tormentarlo, tanto che un giorno decise, insieme a Frankie, di utilizzare alcune chat di internet per fare una semplice domanda: c'è qualcuno disposto a farsi macellare e mangiare? Di certo non si aspettava che qualcuno rispondesse a questa sua richiesta strana e bizzarra. Chi vuoi che risponda? Mi illudo. Ma risposero in tanti invece, veramente tanti. Ma ne bastò uno. Armin lo invitò a casa sua. Lui accettò. Preparò la sua stanza in soffitta, preparata molto minuziosamente per la macellazione. Beve insieme al suo ospite. Il clima era quasi goliardico. Il suo ospite beve moltissimo e ingurgitò tanti tranquillanti. Frankie, o Armin, per l'occasione gli tagliò il pene, lo cucinò e lo mangiò con lui. Alla fine uccise il suo ospite, lo tagliò a pezzi e li conservò in un congelatore per continuare a mangiarlo. Tempo dopo è arrivata la polizia, avvertita da un ragazzo che aveva letto il suo annuncio in rete. A quanto pare anche lui cercava qualcuno da uccidere e mangiare. L'antropofagia ha una storia vecchia, come l'uomo, ed è un fenomeno che vaga tra leggenda e realtà, tra antropofagia, psichiatria e psicologia. Gli impulsi e le fantasie cannibalistiche fanno parte della struttura profonda della psiche umana e nascono addirittura nella prima infanzia, come ipotizzato in Totem e Tabù da Freud, da Abraham e più in avanti da Melanie Klein. Racconti di atti cannibalistici sono già raccontati da Erodoto nel V secolo a.C. Nella sua opera Storie, nei suoi numerosi viaggi, incontrò popoli e culture molto dissimili dalla sua. Incontrò gli androfagi, raccontò nella sua opera con queste parole: gli androfagi
Possiedono costumi più selvaggi al mondo. Non praticano la giustizia. Non possiedono alcuna legge. Sono nomadi. Si vestono alla maniera degli sciiti, ma parlano una lingua propria. E sono gli unici, fra queste popolazioni, a cibarsi di carne umana. Gli androfagi, raccontati da Erodoto, si muovevano ai confini della Scizia, un territorio racchiuso tra il Mar Nero settentrionale, la parte meridionale dei Monti Urali e a oriente delimitato da quello che oggi è il Kazakistan. Esistono ovviamente anche descrizioni più recenti dei cannibali. Cristoforo Columbo, nei suoi racconti dei primi viaggi nelle Americhe, incontrò i Caniba, una tribù delle Antille, che secondo Columbo mangiava i prigionieri di guerra. In seguito saranno poi numerosi i racconti, che arrivano da ogni parte del mondo, di popoli che usavano mangiare i propri nemici, o che mangiavano carne umana. All'epoca delle colonizzazioni, quello del cannibalismo era uno dei pretesti per giustificare l'invasione di quei territori e l'intenzione di civilizzare, secondo il punto di vista europeo, quelle popolazioni. Ma quanto c'era di vero in quei racconti? Il dubbio ha infatti caratterizzato un filone di ricerca antropologica dell'antropologo americano William Arends. Secondo Arends, l'idea che ci sia un impulso al cannibalismo universale, caratterizzato da rituali e intriso di culture e storie, è solo un mito. Lui sostenne che quel tipo di racconti avevano uno scopo ben preciso: giustificare le azioni dei conquistatori, spesso caratterizzata da emarginazioni e violenze, e rivendicare il loro diritto ad imporre la loro cultura. In parte, però, le sue affermazioni sulla natura mitologica del cannibalismo sono state smentite da ritrovamenti nel 1926 di resti di ominidi ad Atapuerca, in Spagna, di 800.000 anni fa, che mostrerebbero segni inequivocabili di cannibalismo. Nel 1999, una ricerca pubblicata su Science ha dimostrato che sei Neanderthal rinvenuti nel sito francese di Moula, Guernsey, e vissuti circa 100.000 anni fa, furono vittime di cannibalismo. Più di recente, sempre in Francia, sono stati ritrovati frammenti di Homo sapiens di circa 4.000 anni fa, anch'essi probabilmente resti di un pasto cannibalico. Nel 2000, in un articolo pubblicato su Nature, furono pubblicati i risultati di ricerche effettuate su resti di feci umani ritrovati in un insediamento di circa 850 anni fa, di indiani Anasazi, in Colorado. Furono trovati tracce di mioglobina umana, una proteina del muscolo cardiaco. Chi si occupa di antropofagia distingue due tipi di cannibalismo: quello di sussistenza e quello rituale. Un esempio del primo, quello di sussistenza, è la storia dei sopravvissuti dell'incidente aereo sulle Ande del 1973. Per non morire di fame, i superstiti mangiarono parte dei loro compagni morti nell'incidente. Per quanto riguarda il cannibalismo rituale, bisogna fare una distinzione tra esocannibalismo ed endocannibalismo. Nel primo caso ci si ciba dei nemici e degli stranieri. Nel secondo, dei defunti appartenenti al proprio gruppo. Entrambe le pratiche si basano su una idea magico-religiosa, secondo cui mangiare la carne dell'altra persona permette di acquisire le qualità. Infine, c'è il cannibalismo criminale, che ha a che fare con quello di cui abbiamo parlato all'inizio dell'articolo. In questi casi si mangia l'altro per una forma di rapporto affettivo deviato, e anche in questo caso il pasto diventa simbolico, come una sorta di interiorizzazione e possessione, che in alcuni casi può avere anche una valenza sessuale. La teoria psicoanalitica interpreta l'atto cannibalico come una introiezione, attraverso la pulsione legata alla fase orale e all'aggressività che la riguarda. Più specificatamente, ci si riferisce alla componente sadica presente nella fase orale, in cui si assiste al desiderio di incorporazione dell'oggetto amato, che verrà sostituito, nel corso dello sviluppo psicosessuale, dall'identificazione.
Diceva Freud, assimilando in sé, mediante l'ingestione, parti del corpo di qualcuno, ci si impadronisce anche delle qualità che a costui erano proprie. Lo stesso significato viene attribuito da Freud a quello che lui definisce in Totem e Tabù, pasto totemico, compiuto agli albori della storia dell'uomo, quando i figli, alleatesi tra di loro, uccisero il padre, che proibiva loro la possibilità di giacere con le donne del clan, e lo divorarono. Il senso di colpa che ne seguì segnò la fine dell'orda primitiva e l'inizio dell'organizzazione sociale più moderna, con l'introduzione della morale e della religione. Insomma, violare il tabù di cibarsi di carne umana, come disse qualche tempo fa uno psichiatra, Emilio Fava, è una cosa molto complessa e prevede che ci siano una serie di impulsi di avidità orale e aggressività. È un pensiero concreto, incapace di astrazioni e sublimazioni, e probabilmente incapace a provare emozioni. Bene, anche per oggi la nostra tappa finisce qui, e non mi resta che salutarvi e invitarvi alla prossima tappa. E ricordate, finisce bene quel che comincia male. Grazie per l'ascolto, alla prossima.